Bernardino Luini è un pittore milanese ritenuto uno dei più importanti seguaci di Leonardo, che con il suo stile unico e rivoluzionario influenzò molti artisti. Si sa veramente poco della sua vita, a partire dalla data di nascita, ipotizzata tra il 1460 e il 1490. Probabilmente nacque a Dumenza, un piccolo paese sul Lago Maggiore, ai confini con il Canton Ticino. La formazione e la prima attività del pittore sono ancora controverse. Molte opere una volta a lui attribuite ora non lo sono più e viceversa, negli ultimi decenni gli sono stati attribuiti nuovi dipinti. Ma queste oscillazioni hanno pochi elementi di certezza, rendendo Luini un artista ancora molto misterioso. Ad ogni modo, la produzione di questo pittore è ampia e questo ci fa pensare che la sua carriera sia stata di successo. In effetti dipinse tanto e su supporti diversi, affreschi e quadri da cavalletto, aspetto particolare che lo differenzia dagli altri allievi di Leonardo che non si applicarono a tecniche diverse. Un punto di partenza però lo abbiamo e questo è la Madonna col Bambino in trono tra due angeli musicanti affrescata a Chiaravalle nel 1512, di tradizione lombarda con sfumature leonardesche. A partire da questo periodo Luini entra in contatto con Zenale, un altro pittore lombardo con cui intreccerà un rapporto d'amicizia e di lavori condivisi. Luini è autore di numerosi cicli ad affresco, sia a Milano sia in residenze periferiche. Parallelamente realizza anche una vasta serie di Madonne che gli daranno onori e celebrità successivamente nell'Ottocento romantico. Si tratta di opere molto vicine allo stile leonardesco, ma anche influenzate dall'arte di Solario, pittore veneziano seguace di Leonardo. L'artista si stabilì e lavorò principalmente in area lombarda, tra Milano e le città e territori circostanti, ma almeno due viaggi nella sua vita li fece. Il primo verso est, in Veneto, attorno al 1510. E il secondo verso il 1520, quando Luini si recò a Roma al seguito di Leonardo e Andrea Solario. Oltre ai soggetti religiosi, Luini si dedicò anche alla realizzazione di opere a tema mitologico, come Cefalo e Procri, un ciclo di affreschi oggi conservato alla National Gallery di Washington. Costituisce una delle prime e più estese raffigurazioni di un tema classico nell'Italia settentrionale. Il racconto riguarda il principe Cefalo e la principessa Procri, il cui breve matrimonio finì quando la sposa venne uccisa dal marito. Il soggetto moralizzatore avverte delle terribili conseguenze della gelosia. Luini adattò lo stile di Leonardo a un gusto più conservatore, limitando le soluzioni innovative e rivoluzionarie introdotte dal maestro. Aggiunse più sentimento ai suoi soggetti e questo sicuramente contribuì alla sua popolarità. Questo pittore ebbe anche un importante laboratorio che gestì sempre in prima persona. Alcuni dei suoi allievi e copisti però volgarizzarono il suo stile, trasformandolo quasi in una parodia di Leonardo. Lo vediamo in opere nelle quali i chiaroscuri sono esagerati e i sorrisi e gli sguardi dei volti troppo svenevoli e artificiosi. Oggi, se vogliamo conoscere meglio questo artista, possiamo andare nella Milanese Accademia di Brera, che conserva diverse opere di Luini, oppure fare un viaggio a tappe soffermandoci nelle chiese lombarde in cui si trovano molti dei suoi affreschi e pale d'altare. Ovviamente altre opere sono disperse tra i più importanti musei del mondo. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!